abbiamo dai professionisti agli immigrati, abbiamo famiglie molto disagiate economicamente e anche culturalmente, perché questa cittadina, che è la sede del Tribunale, ha comunque ancora dei quartieri che sembrano arretrati di 50 anni. Abbiamo ancora dei genitori che hanno, non dico analfabeti, ma quasi, e abbiamo molti con delle mentalità ancora legate a vecchie mentalità di campagna. Noi abbiamo alunni che prima di venire a scuola alle 5 sono in campagna, sono ad affiancare i genitori e vengono poi a scuola come se tutto fosse normale. Mi sembra di rivivere storie del passato. E abbiamo invece poi famiglie mononucleari, famiglie allargate, quindi questi genitori che lottano a discapito dei figli, quindi abbiamo un panorama veramente vario. Tutti sono molto interessati all'esito, ai risultati scolastici dei figli, ma senza investire nulla per i figli, nel senso che sono impegnati, probabilmente molto impegnati nel lavoro, però non c'è attenzione per le esigenze relativamente allo studio. I ragazzi sono abbastanza lasciati soli, oppure sono affidati a insegnanti private che il più delle volte fanno loro i compiti, e quindi i genitori si sentono tranquilli per il solo fatto di avere individuato e di pagare una docente. Quindi la presenza dei genitori è una costante in tutte le tipologie di famiglie che diciamo frequentano la nostra scuola. Penso che sia una caratteristica un po' della società attuale, tutti molto impegnati fondamentalmente nel lavoro, però questi ragazzi non sono maturi per fare da soli, cioè non li hanno abituati da piccoli ad essere autonomi, perché i ragazzi potrebbero, soprattutto dalla quinta elementare, essere anche autonomi nei compiti e poter stare anche a casa da soli e gestirsi da soli, basta averlo fatto, averli abituati da piccoli. Invece noto che semmai sono molto autonomi quando escono da soli, sono muniti di telefonini che non sanno usare nel modo giusto, ma poi nelle cose più semplici non sono da soli, sono immaturi, si vede tutta la loro immaturità. Mi ha convinta perché è molto articolato, è un progetto che offre ai ragazzi tante possibilità di scelta. Mi piaceva l'idea di cominciare ad orientare i ragazzi anche verso il mondo del lavoro, perché è vero che l'obbligo scolastico finisce oltre la scuola secondaria di primo grado, però è anche vero che molti ragazzi abbandoneranno perché non sono portati, perché c'è una disaffezione generale verso lo studio, non c'è una cultura familiare che porta i ragazzi a scuola, ma che li porta piuttosto a guadagnare, quindi a trovare un lavoro nell'immediato. E quindi se noi cerchiamo di orientarli verso qualche attività anche artigianale che possa essere conforme ai propri talenti, alle proprie capacità, io sono felice. Mi rendo conto che non tutti possono fare un percorso completo, non tutti possono arrivare all'università, tutti hanno esigenze di lavoro più immediate, sono più capaci nelle attività manuali che in quelle intellettuali. E quindi anticipare un percorso di orientamento anche nel mondo del lavoro nella scuola secondaria di primo grado mi ha interessato moltissimo. La cosa che mi ha interessato maggiormente è proprio ha valutato la povertà educativa che caratterizza i nostri tempi a tutti i livelli, per cui lo sport, che è la cosa che attrae maggiormente i ragazzi per fortuna, perché ha una valenza educativa molto forte, serve a farli crescere più sani, a sviluppare il fisico, perché i ragazzi sono molto sedentari. E poi appunto la possibilità di fare questa scelta nelle attività artigianali è interessantissimo. La web radio ha avuto un grande riscontro anche nei bambini un po' più piccoli, perché l'abbiamo aperta anche alle quinte classi della scuola primaria. E tra l'altro, essendo un progetto triennale, comunque interesserà gli attuali alunni della quinta classe, l'ho presa al volo. È un po' articolato, un po' faticosa, però sono occasioni da non perdere.